a questo scambio di insulti di stampo razzista e misogino da parte dei giocatori Ibrahimovic e Lukaku. Una cosa che solitamente non mi interessa, di cui non parlo, però qui è importante sottolineare il lato educativo, l'esempio che questi due giocatori hanno dato al pubblico, ma soprattutto ai più giovani. Questo tipo di querelle, per usare un termine gentile, si basava appunto su insulti reciproci che di stampo razzista e di stampo misogino, quindi contro la madre, la solita storia, figlio di, no? Ma poi questa cosa che va avanti, ci vediamo fuori, insomma, uno spettacolo indecoroso. E qui dovrebbero intervenire i tifosi stessi, perché c'è sempre un modo non violento per controbattere a queste situazioni, che è quello di non guardare la partita, di fare un'azione forte, perché questi calciatori, tra l'altro famosi, super pagati, danno un esempio pessimo alle giovani generazioni, che magari si identificano perché vorrebbero diventare calciatori, ma nulla contro il calcio è un bel gioco, un gioco di squadra che dovrebbe unire, no? Tutti per la stessa meta, cioè la vittoria, però in maniera sportiva, come si dice, cioè per il gusto dello sport. E invece tutto questo sappiamo che si è molto diluito, per usare anche qui un termine delicato. Ecco, non possiamo permettere però che questi personaggi celebri diano un esempio così, così pesantemente brutto, non avrei altro termine, lontanissimo dalla bellezza, non possiamo permetterlo, perché rovinano la mentalità, le aspirazioni, i sogni dei giovani e quindi assolutamente negativo. Vi saluto e alla prossima.